Un male che va estirpato con la collaborazione di tutti, celebrata anche ad Avellino, presso il carcere borbonico, la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Al convegno organizzato dall'ASL ha preso parte tutto il mondo dell'associazionismo e del sindacato che si batte affinché non ci siano discriminazioni di genere. Due le iniziative messe in campo. La prima riguarda l'istituzione di centri d'ascolto a sostegno delle donne presso il pronto soccorso dei nosocomi irpini. Si tratta di strutture che accoglieranno anche psicologicamente donne che dovessero arrivare in ospedale perché picchiate dal compagno. L'obiettivo è quello di spingerle a denunciare. La seconda iniziativa riguarda la richiesta ai comuni di costituirsi parte civile nei processi per violenza. La violenza appunto è un discorso per la quale bisogna lottare quotidianamente, non soltanto quando si accendono i riflettori il 25 di novembre, ma noi tutti dobbiamo lavorare 366 giorni all'anno. Io da domani mattina manderò una delibera a tutti i sindaci del comune del nostro territorio, chiedendo loro appunto di fare una dichiarazione di intenti di costituirsi parte civile nei procedimenti penali a danno delle donne, quando, nei reati per violenza a danno delle donne e per la violenza sui bambini. Perché io credo che soltanto noi facendo appunto, rimboccandoci le mani dal basso, per quello che noi possiamo fare, per le risposte del territorio che ci possono dare, noi davvero possiamo dare un aiuto concreto alle nostre donne e quindi affrontare in maniera seria il fenomeno del femminicidio. E affrontarlo in maniera seria significa costruire passo dopo passo per poi pensare di immaginare una società dove le donne e gli uomini possono vivere insieme rispettandosi reciprocamente e appunto dove ci sia appunto il rispetto della persona tout court, il rispetto della dignità della persona a prescindere dal sesso, dalla lingua, dalla razza, dalla religione. Per estirpare veramente la violenza, questa cultura che alberga quindi nella nostra società, noi dobbiamo fare in modo che le donne incomincino ad essere libere anche economicamente, perché se noi non rendiamo le donne libere economicamente di denunciare la violenza, le donne difficilmente si recano quindi presso la questura, presso i carabinieri oppure presso un centro di violenza a denunciare le malversazioni che subiscono tra le mura domestiche. Non solo violenza sulle donne, nel fine settimana si è celebrata anche la giornata dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, organizzata da più ARI e dall'UNICEF, uniti nella lotta alle barbarie contro i soggetti più deboli e indifesi. Una o due giorni di arte, spettacoli, giochi, pittura che ha visto protagonisti bambini. Per l'occasione è stato anche rilanciato il progetto Una dimora per rifiorire del comitato Più ARI. L'idea è quella di creare un luogo nella nostra provincia dove aiutare le persone vittime di maltrattamenti, in questo caso specifico le donne.